Francesco Paolantoni ha subito un infortunio, a seguito del quale è stato portato in ospedale, dove ha comunicato ai suoi fan l'accaduto ricevendo decine di messaggi di supporto. Infortunio per Francesco Paolantoni, ricoverato all'ospedale CTO di Napoli lo scorso 19 febbraio. Il noto comico napoletano, come ha spiegato lui stesso sul suo profilo Instagram, ha subito un piccolo incidente a seguito del quale si è dovuto sottoporre ad alcuni accertamenti, oltre che ad alcuni giorni di osservazione affinché i medici valutassero le sue condizioni, dal momento che ha subito la frattura di tibia, perone e malleolo. Nelle ultime ore, poi, l'attore ha pubblicato un video in cui si trova in ambulanza, per essere trasportato probabilmente in un'altra struttura. Lo ha comunicato ai suoi fan con un video su Instagram in cui con la sua proverbiale simpatia ha annunciato, ma se uno si frattura, tibia, perone e malleolo in un colpo solo, è uno buono? Il comico ha poi precisato che si tratta di una frattura scomposta, per la quale dovrà portare un gesso alla gamba, sebbene non sia stato specificato per quanto tempo. In un video successivo, poi, ha chiarito che la sua partecipazione a Stasera Tutto è possibile con Stefano De Martino e Biagio Izzo non è compressa, rispondendo ai vari messaggi dei fan che si sono preoccupati in queste ore per il suo stato di salute. Volevo rassicurare quelli che pensano che io non possa fare la stanza inclinata, con le ossa rotte, giustamente, che il programma è registrato, e se no come la facevo la stanza inclinata? Con tutte le ossa già rotte? Eh no, è tutto già registrato.